Un gruppo di appassionati con la pallacanestro nel sangue hanno deciso di mettersi insieme per far rivivere ad Alcamo il basket femminile. Il debutto domenica prossima, la serie è la Serie B. Credo che avevo anche deciso di smettere di allenare, però alla chiamata di Alcamo non ho resistito, ho visto che i programmi sono seri e Piero Messana, che è il presidente, si sta organizzando bene. Abbiamo un bel gruppo e credo che quest'anno faremo anche un bel campionato. Con quale ambizione scenderete sul parquet? Allora, l'ambizione è quella di fare bene, la prima ambizione è quella di far ritornare il pubblico alla Tressante. E per fare questo bisogna giocare bene, fare una bella pallacanestro dove noi ci stiamo lavorando, i ragazzi si stanno mettendo molto impegno. C'è un gruppo di atlete molto eterogeneo, da giovanissime a gente esperta. Come si fa ad armonizzare una squadra di questo genere? Allora, lì ci va l'esperienza e soprattutto l'intelligenza delle giocatrici. Io ho parlato prima con Caliendo e con Gattini e loro mi hanno dato la massima disponibilità. Posso dire che fino a questo momento si stanno impegnando al massimo e loro sicuramente sapranno come gestirsi e come entrare nel gruppo, che ti posso garantire che già ne fanno parte integrante, anche se si conoscono da 2 mesi. Domenica il debutto. Contro chi giocherete? Giochiamo contro Catania, giochiamo a Catania in un Open Day dove andiamo a incontrare questa squadra che per me, come dicevo all'inizio, sono tutte nuove. E domenica scorsa abbiamo fatto un amichevole contro Recifra Messina a Cefalù e bene o male ho capito, insomma, il livello che ci può andare a incontrare. Come mai ti sei rimessa in gioco? Allora, diciamo, il basket mi è sempre mancato in questi 10 anni, perché insomma fa parte un po' della mia vita, quindi era una cosa, soprattutto la domenica, che mancava tantissimo. E poi un giorno per caso ho incontrato il presidente Piero Messana e mi ha detto: stiamo facendo questo progetto, abbiamo questa scommessa, ti farebbe piacere farne parte? Ovviamente ho risposto subito di sì, perché riportare il basket femminile ad Alcamo secondo me è una cosa bellissima in cui ci credo, perché questo palazzetto è stato vuoto in questi anni e insomma riportare l'entusiasmo è quello che volevo fare, ecco, la mia missione. E le giovani che esempio prendono da Anna Calendo? Allora, questa squadra è meravigliosa, io ho trovato un gruppo di ragazze fantastiche, dalla più piccolina che ha 15 anni e poi a salire anche le altre. C'è un gruppo bellissimo di Palermo, che viene da Palermo e fa tanti sacrifici, perché viaggiare comunque non è facile, tutte lavorano. Ed è un gruppo veramente bello, coeso e compatto, nonostante non ci conoscevamo tra di noi. L'obiettivo è vincere, per me non esiste nessun altro obiettivo nella mia vita, si vince, punto. Sveva Zangara, 15 anni, la più giovane della nuova squadra, proviene dalla Virtus su Trapani, ma nonostante la giovane età ha già una grande esperienza nel basket. Quando hai iniziato? Ho iniziato quando avevo 5 anni, ho iniziato con il mini basket, poi ho proseguito con i pulcini, ho iniziato con i ragazzi, poi quando avevo 13 anni ho iniziato con la squadra femminile e adesso mi sono integrata in questa nuova squadra. Tu sei molto giovane, c'è qualche atleta famosa, qualche giocatrice di basket alla quale tu ti ispiri? Qual è il tuo ruolo in campo? Il mio ruolo in campo mi fanno fare o il pivot o la guardia, però tra le giocatrici più grandi io aspiro a Anna Calendo e Claudia Gattini, che sono delle grandissime giocatrici da cui spero di imparare tanto.